rapide che brumicchia, c'è Geremia che insonnecchia, pace pur sempre. La città si sta svegliando. Le persone laboriose si lavano faccia, mani, orecchie e anche i denti e vanno a produrre ricchezza per altri che vanno a ritirarla. Incassati dei soldi, eh? Senti come pesano. Ma siamo stati derubati al ladro! Non mi va di trasportare valori senza scorta, specialmente con quel ladro in giro, quello che può volare. Con tanti saluti da Super Chuck, miei cari. Edizione straordinaria, la città sconvolta da Super Chuck e il ladro volante. Leggete le ultime notizie! È meglio che cambi angolo, qui c'è troppo vento. Ci sono valide ragioni per credere che il ladro sia un pazzo fuggito dal manicomio statale. Un ladro che può volare deve essere molto pericoloso. Ma di che ci preoccupiamo? Ci sono da rubare solo le pulci del cirano. Non di meno, noi del gruppo TNT dobbiamo fare qualche cosa. È indispensabile fare un piano per catturarlo al più presto. Non possiamo fare niente senza gli ordini del capo. Lui ci deve dire che cosa fare. Super Chuck è il terribile criminale che stende le sue vittime con la sua nauseante catastrofe di sbaglio e cipolle. Ecco, eccellenza, medizionato e lubrificato. Ya? Chiudi il becco! Lascia che dia il segnale a quegli idioti. Pronto? È il capo! Vuole parlarci! Bene, andiamo tutti allora. Ma che stai dicendo? Un'esplosione significa che viene lui! Viene qui lui! Non sarebbe meglio che la plebaglia venisse da te? Risparmieresti energie preziose! Incomincia tu a dare l'esempio tenendo la ciabatta chiusa! Poi il capo sono io! E io decido come devo incontrare i miei agenti! Non so perché, ma mi gira la testa! Perché parli troppo! Ah, accidenti! Sempre sveglio il celeberrimo gruppo di NT, pronto a combattere! Massati, cialtroni rammolliti! Sveglia! E sull'attenti! Agente Alan Ford! Il bel mio Dio! Conte Oliver! Male di fata! Cariatide! Tutta trippa! Geremia! Quanto è brutto! Bob Rock! Tutto naso! Chirano! Tutto pulci! Qual è il primo dovere del gruppo TNT? Combattere il crimine! Notte! Eddie, siete al corrente di Super Chuck? Certo! Molto benissimo, perché d'ora in poi il vostro obiettivo sarà catturarlo. Capito? Quindi occhi aperti! Seguire ogni traccia! Seguire ogni pista! Ok, mi metto sulle tracce dell'aglio con le cipolle. Ma e allora, con il Super Chuck? Ho dato ordine a Grump di preparare qualcosa di adatto e adeguato. Nel frattempo io me ne torno nel mio rifugio. Appena avrò notizie, mi farò vivo. Ma non sei già vivo adesso? Quando ti deciderai a tenere chiusa per sempre quella bocchetta? Dopo di te, Rimba! Non vorrei mancarti di rispetto morendo prima! Intanto, in un'altra parte della città... Pulire, sempre pulire. E quando ho finito devo pulire di nuovo. Un lavoro senza fine. Non c'è rispetto per chi lavora, nessun rispetto! Oh no, la pausa di colazione! No, accidentaccio! Ma guarda che sozzoni, ho appena finito di pulire quelli col cielo tutto come un porcile! Ah, non pulirò mai più, mai più, mai... Mai più! Basta, basta, ho detto! Basta, basta! Ci vuole rispetto per il lavoro!
ne ho abbastanza di lavorare per questa plebaglia ineducata. Basta, sì, basta, ho detto. Impareranno a loro spese cosa significa avere la strada sporca. Io non lavoro più, ecco. Non lavoro più. Oh, benvenuto, Mr. Smith. In che posso servirla? Si accomodi. Si accomodi? Tu sai perfettamente quello che voglio. Che sloggi da qui! Sei pieno di debiti, vecchiardo. Guardati intorno. Una catapecchia frequentata da scioperati che ti pagano a cambiali. O paghi i tuoi debiti o sloggi, è chiaro? Oppure li pago io i tuoi debiti e tu mi cedi la catapecchia col terreno attorno. Noi, so che vuole fare buttare giù tutto e costruirci un grattacielo guadagnando milioni. Questo ristorante è una tradizione. Mio nonno lo fondò, poi mio padre continuò il lavoro e io porto avanti la tradizione di famiglia in questa nobile arte. Ma sentilo. E che dovrebbero fare i ricchi, se non diventare più ricchi? La situazione richiede un rapido intervento. L'ipoteca scade tra una settimana. O paghi o ti faccio sgombrare col bulldozer e ti impasto insieme alle macerie. Ti ho avvertito, uomo avvisato, mezzo accoppato. Non ti preoccupare, amico ricco. Super Ciuc è pronto ad aiutarti e molto bene anche. Non dubitare. Arriva Super Ciuc! È tutto bene. Scusate, signore, siete forse venuto per cercare qualcosa? Ma chi sei tu che vuoi opporti al progresso? A chi vuole trasformare questa lurida topaia in uno splendente grattacielo? Sei un pazzo, uno scriteriato! Non puoi opporti alla civiltà! Ora vedrai cosa so fare! Ferma, non può fare questo, non può! Si sta sbavazzando la botte intera! Vuole rovinarmi! Ma che bella vista! Veramente molto divertente! Via le catapecchie sporche ed abitate la gentaglia! Largo al progresso dei ricchi! Finalmente! Anche noi abbiamo il frigorifero! Per la miseria ho dovuto firmare 30 kg di cambiali! Ma adesso abbiamo anche noi il prodotto di consumo! Così consumeremo molta più luce! Guarda, c'è il posto per il burro! E anche per la frutta! E per le uova! Oh, era una vita che l'aspettavo! Papà, che cos'è il burro? Che cos'è la frutta? Che cosa sono le uova? È roba che si mangia, bambina mia! Ma che sta succedendo? Che ho paura! Chi siete? Che cosa volete? Sono Super Ciuc, voglio il frigorifero. Straccioni come voi non devono avere lussi. Nessuno può fermare Super Ciuc. Ehi, guardate! Un frigorifero che vola! Ma che frigorifero? È Super Ciuc! Presto, presto, la bici volante di Grunf! Nessuno può fermare Super Ciuc. Super Ciuc non dà tregua. Ecco l'elenco delle sue ultime imprese. Ha derubato una vecchietta della dentiera d'oro, ha sottratto le mance di un fattorino, ha asportato una cassetta delle elemosine, ha rubato le zanne d'avorio a un elefante, e chi più ne ha più ne metta. Oh. Grunt, vecchio incapace! La tua radio è andata in fumo! È possibile che tutto quello che fai si debba rompere? Ah! Ehi, vecchio Imba! Dovresti saperlo! Che ogni invenzione di Grunt è esplosiva! Ah! 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 Non è esplosa la radio! Mi perdoni, eccellenza, la ripareremo.
Ripara anche il tuo cervello, già che ci sei, vecchio babbeo! E la macchina anti-superciucca, che punto è? Quasi pronta, eccellenza! Devo solo mettere la punta e collaudarla! Collaudarla! La gente laboriosa torna a casa per il meritato riposo. Tutti dormono, o quasi. Fuori tutti, sgomberare, è ora di chiudere! Ma non abbiamo ancora finito! Finirete un'altra volta! Più li tratti male, li fai mangiare di peste, più sono contenti, lo diceva mia nonna. Anche questa sera, tanti bei dollaroni, incasso record! Ma chi è? È il bottino della mia vita! Con questo malloppo vivrò da nababbo i prossimi 103 anni! Ehi, i miei soldi! Ehi! Anche oggi un bel pienone. Oh, sarà un ritardatario il signore Desider. Lo spettacolo è appena cominciato. Superciucco non perdona nemmeno di notte. Dannazione, dannazione! Bisogna prenderlo, non possiamo aspettare! Dunque, come dico, la nostra pazienza è giunta al massimo! Non possiamo più permettere che Superciuck scorrazzi liberamente! Ma Superciuck vola, è molto difficile catturarlo! Perché non manda il pennuto linguacciuto? Lui ha le ali! Ma al tempo, al tempo! Gli agenti in missione avranno questa volta il mezzo per compensare questo handicap. Group, mostra il funzionamento! Subito, eccellenza, agli ordini! Ecco qui, si tratta del pacco supermolecciato che permette di volare! Certo, questa è la solita supercavolata del nostro superscienziato! Invece non è una cavolata! Basta premere il bottoncino e... Colpa, Grunf! Fa anche vedere le stelle! Passiamo alla dimostrazione pratica! E tra attacco sotto scarpa, scattare, per attenti! Una volta tanto dimensione di gruppo che funziona. Vecchio scemo, quando imparerai? Che certi esperimenti si fanno all'aperto, vieni giù adesso. Chi la fa l'aspetti, hai visto che è così? Basta con le ciance, per Diana. Agenti TNT, Alan, Ponte, Grump, Bob Rock, preparatevi ad un giro di ricognizione, presto! Appuntamento al tramonto nella palestra dell'ardimento. Forza, mettete i tacchi supermoleggiati! Fate presto! Vai, 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 via! Pronti! Al posto! Che partenza, ragazzi! Torniamo al rifugio e dormiamo fino al tramonto. E noi due che cosa facciamo? Sorveglierete il negozio fino al tramonto. Possibilmente stando con gli occhi aperti. Chi ha chiesto qualcosa te? Il tuo ordine era incompleto, Rita! Che disdetta, non possiamo dormire, quel pappagallaccio ha detto di stare con gli occhi aperti. Accidenti! Non faccio che girare a vuoto, di Superciuck non si vede nemmeno la sua dannata ombra. Al ladro! Al ladro! Il mio baracchino, i miei gelati, il mio incasso, tutto mi ha rubato, tutto, tutto, ladraccio! È lui, Superciuck, questa volta non mi scappa! Agenti in missione esplorativa, rapporto. Manca l'agente Alan Ford. Non è ancora rientrato dalla sua missione, eccellenza. Che strano.
è sempre puntuale. Alan? L'avete anche fatto un buchetto per terra! Agente Alan Thorpe, rispondi, che diavolo è successo? Beh, io, Super Chuck, l'avevo preso, poi si è sfilata la scarpa, eccola, mi è rimasta in mano. La scarpa di Super Chuck, eh? Potrebbe essere un modo per raggiungerla. La facciamo frittare al cirà e tutto sarà un giochetto da bambini. Questa è mia. E Super Chuck, prendetelo! Addosso, catturiamolo subito! Col cavolo che mi prende anche... Sembra svanito nell'aria. Scusi, spazzino, ha visto un tale con un mantello rosso? Io vado alla mia spazzatura e basta. Ne ho già abbastanza di cavoli per conto mio. E così è svanito nell'aria. Vabbè, pensa alla salute. Ora si mangia. Io adesso vorrei mangiare del caviale come antipasto, con salmone affumicato, del prosciutto e una bistecca alla fiorentina al sangue con contorno di funghi, ma oh, funghi porcini. E dopo i funghi un dessert bagnato con champagne. Ma che storia, qui c'è il menù del giorno. Brodo per tutti e un cavolo da tirare a sorte. Avanti, giocate. La carta più alta vince. Sei, sette, otto, ho vinto io! Un momento, manca il cirà. Nove, cavolo assegnato. Spero che almeno il numero uno faccia una dieta come noi. Sì, sì, il menù non era male, però la ragosta era un po' troppo cotta e lo champagne non gelato al punto giusto. Avanti, passiamo alla carne. Carta più alta vince, assopiglia tutto. Possibile! Tu hai già mangiato. Asso. Carne assegnata. Volete un assaggino? Sì, sì, grazie. Volentieri. Grump, hai detto che hai pronta una novità, vero? Di che si tratta? Con pezzi trovati a magazzini rifiuti di quartieri, io puntato efficiente televisore. Guardi che linea, che perfezione tecnica, già. Mettila in funzione! No! Voglio vedere i cartoni animati! No, Clodofeo, vedremo prima il telefono. Voglio vedere i cartoni animati! Voglio vedere i cartoni animati! Quella faccia la conosco! Gruff, cosa fai lì dentro? Chiedo scusa, eccellenza, io ho sbagliato con Hall. Ed ecco le ultime notizie su Super Chuck. Il famoso criminale volante continua la sua opera nella nostra città. Ristoranti, cinema, club privati, niente viene risparmiato da Super Chuck, che rapina a man bassa e che demolisce ogni resistenza. Pronto? Sua eccellenza, riunione! Sta arrivando! Scommetto che è sempre per quel Super Chuck. Basta, dannazione! Basta! Non vedo il conte. Dove diavolo si è cacciato? È andato a prendere il giornale. Mi scusi, eccellenza, se non posso riaprirla, ma sono di gran fretta. Dove? Dove? L'ho visto finalmente quello che tutti i giorni mi frega il giornale, l'ho visto entrare qui. Davvero? E saprebbe descrivere questo ladro di giornali entrato qui? Un tipo alto con bombetta e monocolo e grosse basette nere. Un tipo molto distinto. E mi sembra che tra i presenti ci sia qualcuno con bombetta, bombe
petardi, dinamite o similari. Ho preso una cantonata, me ne vado a razzo! Via libera per il signore distinto in bombetta con monocolo a Fasettorina! Sentite qui, le autorità cittadine hanno stanziato una taglia per la cattura di Superchuk. La taglia è di $10,000. Una bella sommetta, anche se non è il futile guadagno lo scopo del gruppo TNT. Vero Conte! Curioso questo gang, ruba ai poveri. Ma anche Robin Hood lo faceva. La storia ufficiale dice che Robin Hood rubava ai ricchi per dare ai poveri. Niente di più falso! La verità è molto differente, sì, caro Conte. E io posso raccontarvela in modo chiaro. Facciamo un saltino indietro di qualche annetto e vediamo come non ci fosse più raia che non venisse regolarmente derubata da Robin Hood, poiché l'omaggio floreale era riservato a ricche donzelle che corteggiavano. Né si salvavano i fruttivendoli regolarmente depredati da Robin Hood, che ne faceva omaggio ai mariti delle sue donzelle. Un giorno gli parlai chiaro. Amico mio, gli dissi, rubare ai poveri per dare ai ricchi non torna a tuo vantaggio. Lui mi disse francamente che i poveri gli stavano sulle scatole perché erano brutti e sporchi. In altre parole, preferiva i ricchi. Fu così che alla fine di aver fama tra la posterità mi commissionò un lavoretto da far eseguire da un menestrello, una specie di Bob Dylan dell'epoca, che raccontasse in giro la gesta di Robin Hood che rubava ai ricchi per dare ai poveri. E ora la storia con Superchuk si ripete. Anche lui ruba soltanto ai poveri. Ah! Accidenti, la tua storia l'ha fatto l'effetto di un gas soporifero. Cialtroni! Massa di cialtroni sonnacchiani! Io mi sforzo di erudire il popolo e voi in cambio che cosa fate? Dormite! In genere si dorme quando si ha sonno o quando vengono propinate delle panzane di scarso interesse. Nasone, filo a fare una ricognizione! Col cane da tartufi del gruppo TNT me lo prendo ed esco di qui. E allora con Superchuk? Ormai quel puzzolente ha i minuti contati. Ho un ottimo piano per incastrarlo. Ah, quanti minuti ha Superchuk? E che ne so, pennuto, sciocco e presuntuoso. È un modo di dire come tanti altri modi di dire che rendono l'idea. Allora, perché non dire che hai le ore contate? Tu hai le ore contate. Pochissime, se non chiudi il becco. Questa signori è la macchina meravigliosa che ho preparato per catturare il terribile Superchuk. Si basa su un chiaro principio di instabilità su acqua supermagnetizzata. L'acqua così trattata dalla mia macchina emana degli odori misto vinaccia, cipolle e aglio che attirerà il bandito e questo sarà la sua fine perché non avrà più il potere della sua fiatata. E senza la sua arma micidiale catturare Superchuk sarà uno scherzo. Lo cattureremo con estrema facilità. Ma eccellenza, mi permetta, come lo faremo venire qui? Verrà, verrà. La radio ha detto che Superchuk è stato a sua volta derubato dopo che aveva rubato in una gioielleria. Ma ecco che cosa serve l'esperienza anche la tresca dei partecipanti al gruppo TNT. Questa volta il caro Conte ci ha messo il suo zampino e vedrete che tutto andrà bene. Sta arrivando, mi ha seguito. L'operazione gioielleria ha funzionato come un orologio. Delta Grove, attiva la macchina! Avanti, Grove! L'abbiamo preso! Ehi, sono bolle di sapone! Un macchinario così complicato per fare bolle di sapone! Grove, che sta succedendo allora, eh? Non avevo olio, ho duplicato la macchina con sapone! Ci scappa! Ci scappa! È imprigionato nella bolla di sapone, non lasciarlo scappare! Dannazione per tutti i diavoli! Brunf, si può sapere perché le tue invenzioni non funzionano mai! Tutto si è risolto in una bolla di sapone. Giusto, agente Ford! Sfortunatamente in quella bolla c'è Superchuk, il bandito dalla fiatata mortale. Ce lo ritroveremo ancora fra i piedi. A proposito, Conte Oliver, quei gioielli che abbiamo preso, dove li ha messi, eh? In salvo, capo.
Ho provveduto a nascondermi in modo appropriato così che Superchuck non ci potesse mettere sopra le mani. Ottimamente, Conte Oliver! Fatto benissimo a nasconderli, ma ecco, vede, credo che se li terrò io non correremo il rischio che magari debbano deteriorarsi. Deteriorarsi?